Dobbiamo un po' lavorare sugli alti e bassi, perché ci sono dei momenti in cui in realtà potremmo prendere la scia del positivo e portare la part- e chiudere la partita un po' prima. Cioè, sicuramente loro sono un buon avversario, però gli concediamo noi qualcosina, per cui benissimo aver vinto, non era facile, non era detto che vincessimo, insomma, però diciamo che ci abbiamo lasciato un punticino da un certo punto di vista, dall'altro ne abbiamo guadagnati due. Mi piace questo concetto della scia del positivo. Mi dici che cos'è la scia del positivo? Che quando facciamo delle cose belle, e ne abbiamo fatte tante, dovremmo farci prendere un attimino da quel, come dire, da quell'inerzia positiva che ci porta poi avanti. Invece riusciamo magari a fare degli errorini anche di ingenuità che non dovremmo fare. Ma non peraltro, perché comunque complimenti a tutta la mia squadra. Bisogna farli assolutamente al nostro staff, e stiamo preparando molto bene le partite, eccetera. Però secondo me potremmo guadagnare qualche punticino in più se appunto andiamo in questa direzione. Ci sarà la partita in settimana a Busto, però possiamo fare già un invito a tutti i tifosi per il derby contro la Foppa Pedretto, una partita molto sentita per domenica, lo facciamo? Assolutamente sì, e vi aspettiamo numerosi, perché siete il nostro settimo giocatore in campo.